Dunque, ragazzi, si era detto che ero in ferie sono. Lo giuro, lo prova il fatto che ho una maglietta sgualcita e che non ho griff da nessuna parte, non ho il nome della scuola, non ho niente, nessuno stemmino Bonsai Club. Questo prova che sono in ferie. Sono in casa perché oggi caldo pazzesco e quindi sfruttiamo l'aria condizionata e i bonsai ce li guardiamo più o meno così dalla finestra. Ok, e si sta meglio con qualche grado in meno. Stiamo meglio noi, purtroppo non i bonsai, quindi cerchiamo di ombreggiarli, rinfrescarli la sera, mettere qualcosa che protegga sul riscaldamento dei vasi, comunque linea di massima ombreggiarli. E se avete seguito i miei consigli su cosa somministrare per far fronte a questo caldo, le vostre piante non dovrebbero avere problemi perché le risorse che accumulano la notte riescono a saziare il fabbisogno idrico di tutta la giornata. Ok, ma non vi parlo per questo. Vi mando questo messaggio, nel senso non vi mando questo messaggio solamente per dirvi questo, anche perché avevo detto in ferie non avrei mandato messaggi, ma sono qua oggi al compleanno di mia moglie, mentre qua c'ho la torta, mi sono venute in mente tante cose e tra l'altro ho ricevuto un mucchio di messaggi riguardanti anche quei video, i famosi video della lavorazione, in cui vi spingeva a fare la lavorazione di un ginepro grezzo. Tantissimi hanno fatto la domanda: ma come adesso si può mettere il filo? Adesso si può potare, addirittura le piante piangono. Vabbè, non è che si rattristano, forse per il caldo si rattristano, ma però poi, voglio dire, si limitano lì i loro problemi. Non è che si disidratano per un taglio, per l'amor di Dio. Piangono, vabbè, sulle latifoglie no, sulle conifere abbiamo anche qualche tecnica per far cristallizzare eventualmente la resina. Le latifoglie, anzi, magari ne beneficiano perché sono un po' più alleggerite poi secondo l'essenza, ma ora non ho voglia di dilungarmi perché non è un video didattico, quantomeno così tanto didattico. Allora, ecco, benissimo, quindi sì, si possono lavorare, è chiaro. Dovete avere un po' di manualità, un po' come si deve. Chi fa la prima pianta della sua vita e va a fare magari delle pieghe importanti così avrà qualche problemuccio in più. Dipende poi dall'essenza. Io ho detto usate un ginepraccio da giardino proprio perché sono dei carri armati e quindi quello sono sicuro che tengono la lavorazione. Ok, detto questo, volevo anche portare l'attenzione sulla locandina che ho pubblicato nella giornata di ieri che parlava del ritrovo del 27 agosto qui a Tradate, Agriturismo Bel Sit. Ne avevo già parlato in un altro video, adesso abbiamo i menu. Allora, in un menu stiamo dentro nei 10 euro, c'è il tagliere di formaggi, il tagliere di salumi, il tagliere misto o l'hamburger con le patatine, quartino di vino più acqua. 10 euro direi che sono. Allora, visto che è roba tutta a chilometro zero, neanche da McDonald's spendete così poco. Una cosa importante, vabbè, c'è anche il vegetariano per chi lo volesse, anche quello, tutta roba a chilometro zero. Mi raccomando, la cucina è molto salutare presso l'agriturismo Bel Sit, è per quello che ho scelto quella location, perché appunto amo ciò che è naturale, il mio. Sarà un incontro così amichevole, quindi chi vuole intervenire, tutti quelli che vogliono intervenire, non c'è problema, possono intervenire, siamo lì dalle 10. L'unica cosa, ecco, è gradito, magari se ci avvertite, perché chi vuole fermarsi a mangiare, dobbiamo fare in modo che la cucina sia pronta a soddisfare le vostre richieste. Quindi magari mandatemi un messaggio, un WhatsApp, mail, quant'altro e vediamo di organizzare. Non è un incontro didattico, nel senso io per l'amor di Dio farò una demo con i miei allievi, però chi vuole può venire solamente a passare del tempo. Abbiamo i boschi vicino, i castagni secolari, c'è da fare un giro, il maneggio, vederle, beh, tutto quello che volete. Quindi c'è i giochini anche se vogliono giocare, se volete portare la famiglia con i bambini. E è un ritrovo del terzo tipo. Perché ho scritto nella locandina incontri bonsai si dice del terzo tipo? Perché c'è il contatto umano. Voglio riportare da ciò che è virtuale, ciò che è molto Facebook, molto social network, e riportare il contatto umano. Spero di riuscirci. 27 agosto ore 10, Bel Sit, via Colombini, Tradate, non mancate e
se vi volete fermare a pranzo, fatemi un fischio. Il prezzo c'è, prezzo contenuto, il divertimento c'è, passiamo una giornata insieme. Ciao!